dell'umorismo. Scusa Andrea, scusa Andrea Bocelli, mi dicono siete una manica di pazzi, mi hanno mandato un messaggio. Dimmi Andrew. Non è vero, mi è arrivato anche un messaggio a me ieri. Oddio. Per te. Dall'associazione animali, credo. Gli animalisti. È un sonetto anonimo che si intitola L'uccello in chiesa. Io ho detto che sto riscoprendo un nuovo Bocelli. Sì, infatti, no, è vero. No, ma è bello così. Indignati da tutti questi uccelletti in gabbia, no? hanno scritto. Sì. Mi ha detto domani vai da Fiorello, allora. Vuoi uno sottofondo musicale? Sì, perché sennò mi vergogno come un ladro. Chiaro. Cioè, vai, ecco. Più forte il sottofondo, sennò. Voglio un sopraffondo, non sottofondo. Ragazzi, stiamo scoprendo un Bocelli comico. Sì, esatto. Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionda d'un maschietto, andò per riposare l'ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Mentre in ginocchio alcuni altri a sedere dicevano i fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. Un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore. E scuro in viso peggio della pece, s'arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello per favore esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti s'accinsero ad alzare le suole. Ma il prete a quell'errore madornale: fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, la corona in mano, 100 donne s'alzarono pian piano. Ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò: sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, figlie amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quello che ho detto torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Finì la frase, nello stesso istante le monache si alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. O Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete. Poi, senza fare rumore, dico, piano piano, s'alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato si era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto: che ti dicevo, hai visto, se ne è accorto. Grandioso! Questo andrà nel best of. Noi ovviamente ringraziamo tutti i radioascoltatori che fin qui ci hanno seguito in questi anni di Viva Radio 2 per questa ultima puntata con standing ovation. A sto punto voglio... Io non mi prendo. No, scusa, ragazzi, io vi ringrazio.